capelli. Borghi questa mattina a mio avviso era uno dei favoriti, io lo ricordo lo scorso anno che ha vinto proprio la classifica finale del trofeo dello scalatore, anche se poi come lui ha ricordato fu sfortunatissimo al Giro del Veneto, si ruppe il femore per cui saltò la stagione. Quest'anno ho visto che ha ritrovato la condizione al momento giusto, Ruggero, penso che questa condizione ti possa far aspirare anche alla maglia azzurra. Per quanto riguarda la prova più impegnativa io ritengo che sia la terza prova, la prova di dopodomani. Sei d'accordo? Ma per quanto riguarda la maglia azzurra, magari. E magari, infatti, è un sogno che io ci provo, faccio del mio meglio e poi quello che viene è tanto di guadagnato. E tanto per guardare invece al domani? Ma domani, oggi ho vinto, quindi adesso cercheremo di portare a casa il trofeo finale, speriamo bene. Complimenti nel frattempo, siamo davvero in conclusione di questa prima giornata del 15° trofeo dello scalatore, non ci rimane che darvi appuntamento a domani alle 16:10 ancora su Rai 3 e poi intorno alle 18 su Rai Sport Satellite. Da parte di Alessandro Fabretti e Gigi Sgarbozza, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento. Dal ciclismo al tennis, con notizie che arrivano dagli Open degli Stati Uniti, ultima prova del Grande Slam, luci ed ombre per i tennisti italiani, infatti i due azzurri in gara hanno vinto, Sanguinetti ha battuto il thailandese Srishafan 6-4, 6-4, 6-1, mentre Gaudenzi ha battuto il brasiliano Simoni 6-4, 7-6, 7-6, era comunque un sorteggio benevolo quello per i due italiani, purtroppo pochissimo di sconfitte invece per le tenniste, che pur con onore sono state tutte battute, tutte 5. La Pizzichini infatti ha perso con la Montoglio, spagnolo numero 27 al mondo, 6-1, 6-7, 6-1. Roberta Vinci ha perso 7-6, 6-1 contro la slovena Susha, mentre Rita Grande ha sfiorato il grande successo contro la numero 12, la statunitense Shaughnessy, ma la Rita Grande napoletana è stata battuta 3-6, 6-3, 7-6. Sconfitta anche Adriana Serrazzanetti dalla jugoslava Dokic 6-2, 3-6, 6-3 e la Camerin che ha perso con la francese Lois 6-3, 7-5. Frank De Boer ricorre comunque contro l'UEFA, chiede un risarcimento danni nonostante la decisione della Corte d'Appello federale di ridurre a 2 mesi e mezzo la squalifica di un anno che gli era stata inflitta dopo un controllo antidoping risultato positivo. Sono sempre stato innocente, dice De Boer, l'olandese del Barcellona, perciò ora chiedo che sia fatta giustizia fino alla fine perché ho speso molti soldi in avvocati per vedermi ridurre la squalifica a 2 mesi e mezzo. E proprio a proposito di doping, di nandrolone, così apriremo sporsera alle 18:40 su Rai 2, infatti è attesa a momenti la decisione della disciplinare della Lega Calcio che dovrà esaminare i ricorsi per le squalifiche di 8 mesi di Davids e di Torrisi, quindi molta attesa per queste decisioni, così apriremo il nostro programma sportsera alle 18:40 su Rai 2, che si occuperà ovviamente anche della nazionale, primo giorno d'allenamenti, abbiamo sentito prima il collegamento durante il pomeriggio sportivo, i guai alla caviglia di Vieri e il guaio che sembra più grave per Francesco Totti, ne sapremo di più chiaramente durante sportsera, poi parlano Sensi, Rui Costa, ci occuperemo della Juventus, dell'Under 21 e ancora ovviamente di tutte le altre discipline. Il nostro pomeriggio sportivo si conclude qui, ripeto, 18:40 Rai 2 sportsera, alle ore 20 su Rai 3, Rai Sport 3. Grazie, buon pomeriggio. Paolo Villaggio e Renato Pozzetto impegnati in una missione impossibile. Farvi sbellicare dalle risate dal primo all'ultimo minuto. E se dovessero fallire? Beh, se non altro, ce l'hanno messa davvero tutta. Le nuove comiche, questa sera, 20:50, Rai 3. Sputato in faccia a mia madre. Sogno persone con la testa putrefatta. Oh Signore Santo, onnipotente, immortale, abbi pietà di noi. Una narrativa brutale, violenta, pallida. Una città dura, impietosa, contraddittoria, affascinante.
sentire Mosca attraverso i miei personaggi. Grazie ad essi la tocco come fosse una donna, la accarezzo, provo piacere. Uno scrittore, una città. Questa sera alle 23 circa su Rai 3. Chateau Petrus valore 25 milioni, Chateau Latour 18 milioni, Chateau Lafitte valore 25 milioni, Chateau Cheval Blanc 7 milioni, valore 15 milioni. Questo costa 25 milioni. Qual è la bottiglia più cara che ha servito al tavolo? Mi ricordo ultimamente un conto che erano 6 persone a tavola e alla fine il conto è arrivato a 95 milioni. Report ritorna in prima serata. Buonasera. Sono della SIAE. Vorrei per cortesia se potesse mostrarmi il pagamento dei diritti d'autore. Senta, ma nel prezzo della birra c'è anche la SIAE. Beh, ovviamente. A proposito, chi la percepisce la SIAE di questo problema? Sì, la musica negli ascensori, poiché si tratta di una diffusione pubblica, è soggetta al pagamento di un compenso per diritto d'autore. Oh sole mio. Dammi 5.000 lire. Perché l'hai chiesto? Sono della SIAE. Ah, della SIAE, ma non tua. Dammi 5.000 lire. Tu lo adoperi per rendere felici le giornate dei Boy Scout. È giusto, è giusto. Paghi. In prima serata, da metà settembre, su Rai 3. Duemila anni fa, tutto questo era sotto la luce del sole.